Bentornati ragazzi, so che nell'episodio precedente ho giocato un po' a modo moscio, ma questo episodio mi piacerà perché ci sarà un nuovo gadget, finalmente. Quindi iniziamo al prossimo, l'ultimo livello dell'era Cenozoica, Resti Misteriosi 2. Wow, che fantasia, non ho proprio fantasia per dare nomi, devo dire. Il nuovo gadget che vedremo quest'oggi è la fionda, altro gadget che useremo abbastanza spesso, ma non quando verrà da quelle scimmie. Dunque, usa la fionda per colpire nemici lontani, inclina dietro la levetta destra e lasciala per tirare un colpo, inclina e ruota la levetta destra per mirare al bersaglio, il proiettile punterà al cursore blu. Buona fortuna. Dunque, incliniamo la levetta e ecco qua che c'è un cursore blu che ci indica dove andrà a finire il proiettile. Allora, perché è tutto questo? Combattere i nemici con la fionda è forse una delle cose... Combattere i nemici che camminano con la fionda è forse una delle cose meno pratiche che si possa fare nei Pescape. La fionda, ecco, si usa principalmente in prima persona premendo L2 e poi come prima. Ecco, per raggiungere bersagli lontani e per colpire soprattutto i nemici volanti. La fionda questi usi principalmente, ma colpire i nemici a terra è una delle cose meno pratiche, mi sa. Va bene, mirando così è un po' mirando così è meglio, ma così proprio non ha senso. È proprio una cosa a dire pochissimo pratica. Così invece è meglio. Va bene, abbiamo finito l'allenamento, ora diamoci dentro col prossimo livello. Ora dovremo selezionare la fionda e metterla nel gadget. Ma cazzo, 2 minuti, merda. Cattura 5 scimmie. Ah, una in meno del livello precedente, va bene. La ragazza con i capelli verdi qui, Charu o Kasi in edizione americana, devo dire che è troppo carina. In effetti è sostenuta da tutti i fan di Epescape, probabilmente il personaggio femminile di Epescape più carino che ci sia. In effetti è vero, poi negli ultimi giochi in cui appare è davvero molto molto carina. Allora, abbiamo assegnato la fionda e non vi ho detto che premendo R3 si possono cambiare i proiettili. Questi sono i proiettili normali, molto deboli ma infiniti. Poi sono i proiettili esplosivi, sono potenti ma limitati, e i proiettili teleguidati che andano sempre a colpire il bersaglio, una potenza media. Un ragno! Sembra quel ragno della serie di Super Mario, stessi colori. Mi raccomando Nintendo, e ora vieni a segnalare il video perché c'è un nemico simile alla tua serie che viola i tuoi diritti, eh. Ragazzi, la Nintendo, come sapete, è qualcosa di assurdo col copyright. Oh, abbiamo già la nostra prima scimmia, aspettate, eh. Prendiamola con calma senza fare cazzate. Vai, è fuori una, ne restano 4. Adesso qui... Questa musica mi sa tanto di Spiro, anche quando giocavo con mio padre a questo livello ha detto questa musica sa proprio di Spiro, in effetti è vero. Colpiamo qui e colpiamo anche lo stronzo prima che ci faccia qualche cosa. No, no, piattaforma, piattaforma! No! Cazzo! Mamma mia, mini infarto di cuore! Mini infarto di cuore! Dai! Ah, perfetto, ora dobbiamo solo aspettare che ritorni da noi. Perfetto, questa è un'azzurra, non c'è neanche bisogno di... C'è neanche... Sì, corre, che corra pure, tanto... E allora! Vergognoso! Depressione, muoio, odio per me stesso! Non ci si può mettere così tanto per una stupida scimmia azzurra! Doppia depressione, non si può morire in un modo così stupido. Per fortuna però, le scimmie ci sono sempre. Meno male. Dunque, da quella parte abbiamo fatto tutto, ora direi che si può andare da questa parte. Cioè, sto giocando in una maniera stupida e avventata. Non sto neanche giocando bene come dovrei. Vabbè, se non è Cosmo se non fa le cazzate ogni 5 secondi.
Qui c'è un altro pulsante intanto. Miriamo però prima facciamo fuori tutti questi stronzi. Per i nemici normali bastano anche i proiettili normali per l'appunto. Gli esplosivi vedremo dopo quando usarli. Però teneteveli. Oddio, ne ho 7. Il numero massimo di proiettili nel primo epistep è 9. Poi nei epistep 2 se ne possono accumulare di più. Attenzione! Queste teste di pietra sono sempre invincibili. Bisogna colpirle, ecco, quando gli gira la testa o quando fanno per andarsene. Ho una vita, grazie, ne avevo bisogno. Tutte quelle che ho perso per le stupidaggini. Muori. Allora, qui abbiamo due templi, uno qua e uno là. Cominciamo con questo, non tanto ci sono scimmie dappertutto. Giusto, si dovrebbe usare un attimo il radar cerca scimmie, appunto. Qui me ne indica una. Dunque, queste sbarre come vedete sono allargate apposta, perché la cosa bella è che la fionda passa attraverso i muri con le sbarre. Quindi adesso siamo liberi subito di proseguire. Ah, una scimmia gialla stupida che mi viene incontro e se la devo catturare subito. Qui c'è un congegno con da ruotare. Ah, i nemici da ora in poi si droppano anche i proiettili, ragazzi. Dunque, scimmie. Ne capta una qui. Ah, banana. Dammi. Guardate, sta facendo Spike lì accanto con i graffiti. Va bene, è un'azzurra, non dovrebbero esserci problemi a catturarle. Tira però andiamo da questa parte. Ora vi do un buon consiglio, ragazzi. Non usate la fionda per aiutarvi con la cattura delle scimmie, perché la fionda le fa soltanto incazzare. Infatti non le stordisce, però vi fa accorgere della loro presenza. Ah, questa è tanto usata di pistola laser che spara pure. Cazzo, volevo terminare i nemici prima, ora sono incazzati. Aspettate, qui capta un'altra scimmia. Ah, è banana, va bene. Qui si può proseguire intanto. Ecco la scuba driver. Ah, qui c'è qualcosa. Fermo Spike, gira per di qua. E dai. Ma c'è qui. Si può proseguire in alto per il... Ah, il gettone di Spectre. Vabbè, non che me ne importasse di granché. Per cui direi tornare indietro e continuare fino in fondo. Per questa parte, dai. Resta una scimmia. Ah, e qui c'è banana, mi pare. Quindi abbiamo già finito questo livello. Credo, non lo so. E il pescare comunque l'ho finito già una volta per conto mio, e quindi posso farci let's play. La sapete la mia regola, ragazzi. Per me, per fare let's play di un gioco, devo almeno finirlo una volta per conto mio. Non si può fare, non puoi chiamarlo let's play se poi non l'hai mai finito, non sai niente, perdi 20 minuti a capire le cose, cazzo. Scrivici fist play. Infatti, quegli youtuber pezzi grossi che fanno let's play, poi non sanno un cavolo del gioco e devono passare 40 minuti a non fare di fatto nulla. Se è una guida, è una guida, cazzo. Ah, qui siamo oltre una cascata, vabbè, andiamo. Attenzione, da qui dovete saltare a tempo prima che la cascata vi porti di sotto. No? Vai, perfetto. Che cosa c'è però qui dietro? Ma niente. Fionda! No! Mazzo lo stronzo, vai! Qui camminate adesso qui al lato, non è un ponte estremile, è proprio una cosa messa così per far incazzare le batterie dei gamer. Qua, ah, lassù c'è banana, guardate, si intravedono già i graffiti che stava facendo, quindi andiamo a catturare banana. Qui bisogna fare un doppio salto ben calcolato, perfetto. Una vita, e vai! E... prima premiamo questo, così quando faremo il backtracking abbiamo già via libera. Adesso catturiamo banana. Presa! Ce l'hai fatta! Perfetto! E c'è ancora la cascata che scroscia. Va bene, adesso vediamo un attimo una cosa. No, aspetta, era ancora niente, quindi va bene. Facciamoci dire le scimmie. Bravo! Ah, ecco!
Valls. Sto aspettando, Spy. Ora ce la vedremo noi due. Seguimi. In pratica, in queste particolari sezioni che io non farò perché sono assolutamente inutili, bisogna gareggiare contro Valls in diversi tipi di gara. E se si arriva prima di lui si vincono dei gettoni di Spectre. Però ragazzi, i gettoni di Spectre per il completamento, diciamo, del gioco non sono poi così tanto utili, dal momento che servono solo tutte le scimmie per finirlo. Quindi attacco di Buzz non lo farò, ma ve l'ho introdotto comunque. Ce ne sono quanti? 3 mi sembra, ecco, uno a piedi, uno con la scuba driver e uno con un gadget che non abbiamo ancora ottenuto e che non vi dico per lasciarvi la sorpresa di scoprire questo gioco. Dunque, adesso direi di salvare la partita. E anche per questo episodio, ragazzi, è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!